benvenuta. Buonasera a tutti, salve. Buonasera, allora, ho detto bene, insomma ci si è giocata pure qualche campagna elettorale sulle buche di Roma, giusto? Oddio, è un argomento sì che è stato chiaramente discusso in campagna elettorale, diciamo un po' da tutti, perché sappiamo bene tutti, anche come cittadini che viviamo la nostra città, il problema delle buche di Roma, delle strade disastrate a seguito purtroppo di appalti. Devo ripeterlo ogni volta perché questo è un dato importante, che sono state anche all'attenzione dell'autorità giudiziaria e quindi anche oggetto di procedimenti penali. È un problema, sì, e quindi era importante parlarne, e credo che si iniziano a vedere insomma le prime risposte di questo governo del Movimento 5 Stelle. Senta, questo progetto Strade Nuove in che cosa consiste e quali sono, diciamo, le tempistiche di questo progetto? Allora, guardi, più che un progetto è una realtà ormai. Noi lo chiamiamo Strade Nuove proprio per farlo riconoscere, tipo insomma un ritornello, per far capire ogni volta che insomma affrontiamo l'argomento di cosa parliamo. Allora, Strade Nuove sono degli appalti che sono partiti, alcuni anche già finiti, in molte strade della grande viabilità di Roma Capitale, e altri praticamente stanno partendo adesso, come ad esempio ieri sono stati rifatti dei tratti di manto stradale di via Tor Carbone, tra municipio ottavo e settimo. Questo cosa significa? Prima di tutto parliamo di grande viabilità, cioè di competenza del Dipartimento SIMU, o meglio dei lavori pubblici, per farlo capire a tutto il pubblico. E sono strade quindi importanti di Roma, e parliamo anche di manutenzione ordinaria. Questo è importante dirlo, la manutenzione ordinaria è quella manutenzione che toglie i rischi a chi insomma va in macchina, moto, bicicletta, e quindi le famose buche. Quindi non è un rifacimento totale delle strade, perché quella sarebbe manutenzione straordinaria, ma è un rifacimento appunto per eliminare gli ammaloramenti dell'asfalto o le buche. La differenza col passato qual è? Oggi lo possiamo dire, un tempo si rattoppavano la bene e meglio la buca, quindi si chiudeva la buca, il perimetro era la buca, invece con questi appalti noi abbiamo voluto che si rifacessero dei tratti di strada, quindi di modo tale che l'asfalto per diverse centinaia di metri venga ricoperto, di modo tale da eliminare totalmente il disagio, e così che non si apra alla prima pioggia, insomma. Senta, ma così leggendo anche, insomma, dando la scorsa poi alle rassegne stampa che riguardano Roma e le notizie su Roma e l'amministrazione del Comune di Roma, è vero che avete diminuito gli investimenti rispetto proprio al discorso del manto stradale di circa 2 milioni in meno rispetto al 2015, quindi rispetto, diciamo, all'amministrazione di Ignazio Marino? Guardi, io nel particolare non so se dirle che sono meno di 2 milioni, però le posso dire che per quanto riguarda i municipi sono stati stanziati gli stessi soldi previsti ad esempio dall'ultimo bilancio approvato, dall'ultimo previsionale approvato nel 2016, quindi gestione commissariale Tronca. E quindi non ci sono soldi in meno per quanto riguarda i municipi. Per quanto riguarda Roma in capitale invece si stanno spendendo 85 milioni di euro, che è una grossa somma che chiaramente invece non era mai stata investita, perché a parte questi appalti che si vedono già aperti, questi lavori in corso in tutta Roma, partirà un grosso appalto che si chiama Accordo Quadro, è già pubblicato sul sito di Roma Capitale, appunto per 27 milioni l'anno per 3 anni, quindi moltiplicando per 3.
E questo appalto è un appalto importante perché, essendo un accordo quadro, dà una continuità nei lavori e non sarà quindi anno per anno. Quindi io invece credo che ci sia, al di là dei 2 milioni in meno, io credo che ci sia una grossa novità, che è questa. Cioè, per 3 anni il Roma Capitale ha una continuità nella manutenzione delle strade di grande viabilità. Si sta pensando anche alla viabilità municipale su queste linee. Senta, Agnello, e ci scrive un ascoltatore, Sergio, ci dice: perché via Salaria, insomma, che tutti noi conosciamo bene per le buche, appunto, via Salaria è stata rifatta solamente nella parte precedente, questo lo scrive Sergio, a Monte Rotondo, fino all'altezza del grande raccordo anulare. Invece nella parte che va verso il centro e che attraversa la città non è stata toccata. Allora io lo chiedo a lei, perché non lo so, insomma, questo. Sì, io lo so benissimo. Guardi, io poi non so, c'è un ascoltatore, Carlo, che spesso, non so se lui, o comunque no, spero Sergio. Ci ascolti. Okay. È Sergio. Ok, sì, è Sergio, però spero ci ascolti anche Carlo. Allora, perché? Perché questa domanda mi viene spesso fatta. Allora, il tratto all'interno del GRA è purtroppo è un appalto, prima di tutto chiariamolo, del 2013, andato in contenzioso. E c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato dei primi del 2017, del 10 gennaio 2017. Ora, questa sentenza del Consiglio di Stato, che dirime un contenzioso molto particolare, perché non voglio entrare troppo nel merito per non annoiare, comunque entra proprio nella fase di anomalia dell'offerta, cioè quando la stazione appaltante deve andare a controllare se l'offerta fatta è buona, insomma, è di valutazione buona per la pubblica amministrazione, e questo è previsto dal codice degli appalti. C'è stato quindi un grosso contenzioso, quindi l'appalto ancora non si può muovere, perché ora in questo momento gli uffici del Dipartimento SIMU stanno, appunto, insieme agli avvocati dell'Avvocatura di Roma, stanno attuando quello che ci dice il Consiglio di Stato. Perché tutto questo tempo? Perché ci sono, diciamo così, problemi di interpretazione della pronuncia della sentenza, ed ecco perché c'è anche l'Avvocatura del Comune di Roma di mezzo. È chiaro che si tratta ormai di giorni, io sto seguendo la situazione, perché, come saprà chi insomma attraversa la Salaria, addirittura la polizia locale ha disposto che i limiti di velocità vengano messi addirittura a 30 km all'ora, vista la pericolosità. Però certo. Ecco, diciamo che fino a 2 mesi fa questa parte della Salaria è stata oggetto di causa. Senta, un'ultima domanda ce la pone un altro ascoltatore, Lorenzo, ci chiede, perché poi insomma sono quasi le 19, allora è previsto qualche intervento in zona Vigna Clara, Ponte Milvio, perché c'è via Ronciglione che tra radici e buche è davvero un disastro, la ringrazio. Allora, diciamo che proprio oggi ho tenuto una commissione per quanto riguarda ulteriori lavori che provengono comunque dalle economie, si dice così, degli appalti giubilari. Si è parlato anche della zona Ponte Milvio. Ora, sinceramente, non so se precisamente quel tratto, ma io ne prendo nota e magari ne risponderò in altre interviste, insomma avremo modo di dirlo. Vediamo se quello, comunque sì, la zona di Ponte Milvio è interessata da questi lavori ulteriori rispetto agli appalti sulla manutenzione stradale. Bene, bene, allora io la ringrazio anche della sua disponibilità e insomma anche pronta, ecco, a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Questo ci fa molto piacere, insomma, perché poi è così, appunto, che ci piace sentire i nostri rappresentanti. Sì, ma pure sì, insomma, anche a me fa piacere, anzi, contribuire a far conoscere soprattutto ai cittadini. Io lo dico sempre, noi siamo cittadini prestati alle istituzioni, quindi per noi va benissimo colloquiare con loro, insomma, e dire quello che facciamo. Grazie, allora grazie alla Presidente della Commissione Lavori Pubblici del Comune di Roma, la consigliera Alessandra Agnello, per essere stata su Radio Roma Capitale. Buon lavoro! Grazie anche a voi, arrivederci.